Ciao, Fitz. Amico mio. Va meglio? Eh? Sono ancora indolenzito, però va meglio. Che anno sarà? Il 77 più o meno? Sì, già. Era davvero un grande artista. Sì. No, di più, era rivoluzionario. Era unico. Un mito. Amore, si deve cambiare il tubo del... Che fate? Come va? Bene, non sapevo fossi qui. Un saluto veloce. Grande, sta suonando Unchained Melody. E il tema di Ghost. No! God to... Sono io. My rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms wait for me. Mi emoziona questa canzone. Sì, è emozionante. Perdonatemi. Volevo solo recuperare il libro. Mi dispiace. Perché? Per mia madre. È molto malata, questo già lo sapete. Charlie mi promise i soldi per pagarle tutte le cure. Per questo l'ho fatto, sì. È vero. Lui mi ha spiegato i suoi scopi e... Non sono cattivi, sul serio, anche Nico lavora con lui. Volevo aiutare mia madre, ragazzi, è tutto vero. Anche Tacio ha seri problemi, ma non ci tradisce. Chiede aiuto. Che cosa ti è successo? Non lo so. Non ci sarà un altro Elvis. No. È una gioia vedervi abbracciate. Puoi tornare a casa, principessa. Grazie, Robert. Sì, è stato veramente gentile, signore. Voglio approfittarne per darti questo regalino che ti ho comprato. Prendi. No, mamma, ma non dovevo... Dai, su, aprilo. Vedi se ti piace. Allora, ti piace? Sì, sì, è bellissimo. Bene. Finalmente vi vedo felici. Sì. A presto. Arrivederci. Se ti va di fermarti, ti preparo un pranzetto. No, non posso fermarmi. È il mio giorno libero, Melody. Perché non andiamo a fare un giro insieme? Io ho molto da fare, mamma. Forse non ti è piaciuta la catenina? Non abbiamo gli stessi gusti. Ma è preziosa. Ma non è questo! Tu mi hai mentito. Mi hai abbracciata soltanto perché era presente il Signore, vero? Io non voglio rivederti. Non cercarmi mai più. Adesso devo andare, non ho mille cose da fare, devo parlare con Jeka, non posso restare. Vai, vai, vai pure. Bene. Ci vediamo. Ci vediamo, io vado, Ciao. 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 Vado. Perdona. I need your love, spirit. Otro juego, otro mundo probar. Dale.
E così hai dormito incatenata? Ma sai che ho dormito veramente bene. L'allievo ha superato il maestro. Lo schiavo ha cercato di vendicarsi. Se l'è presa con una donna. È in stato interessante. Tu sei un idiota. Non capisci che sta succedendo. Loro sono tutti pronti, ci siamo, è giunto il momento. Ah sì? Tutti? Ma quali tutti? Giustina, Luca, tutti. E tu e io? No, perché? Non mi è chiaro. Chiamiamo Juan Cruz. Quello che ci annunciò adesso sta per accadere. Dobbiamo agire. Lui ci paga per tenerlo informato. Oggi i Teen Angels canteranno insieme a Cielo e Nico. E c'è la questione di Luca, lo sai. Dimentica, Luca. È solo tempo perso. Non ci tradirà. Starà parlando con Bauer, rivelandogli le menzogne che abbiamo raccontato. Di lui mi occupo io. Dobbiamo accettarlo, ragazzi. Tiago è cambiato. Forse è sempre stato così. Dove hai trovato il vero libro? Stavo uscendo e ho visto Charlie che scendeva da un'auto. Gli era caduto il cellulare. Per prenderlo ha appoggiato le borse sul tetto dell'auto e così le ho prese. Devi assolutamente raccontarlo a Nico. Già. Sì, giusto. Lo farò. Avviatevi, io vi raggiungo tra un po', ok? Vai, vai, ti aspettiamo. D'accordo. Grazie. Continua a fidarti di me. Non è così facile. Eppure mi stai aiutando. Per quale motivo? Adesso devo andare con i ragazzi da Nico, dopo. No, no, no. No. No, per favore. Non dire nulla a Nico, lascia che gli parli io. Continua a darmi fiducia, Jasmine. Tu mi fai paura. Tutto questo mi spaventa. La questione del libro, tutti questi misteri. È terribile quello che ti ha fatto Franca, davvero? Sì, proprio come quello che ti ha fatto Bartolomeo. O quel gitano, Coselo. Noi abbiamo storie molto simili. Fortunatamente hai trovato due persone come Nico e Cielo. Io no. Che faresti oggi se non avessi incontrato loro due? Rispondi. Credi che io sia responsabile di come sono? Di quello che mi hanno fatto? Non lo so. Non lo so, Luca. Va tutto bene? Sì, sì, io sì. Mi sono appena lavata la faccia e... Andiamo a parlare con Nico. Sì, andiamo. Uno, due, tre, prova. Si sente? Va alla grande, sì, sì, sì. Ehi, va bene, liberatemi la pista, ok? Fate partire il fumo, capito? Dai! E scappare continua. Si è sentito tutto? Bene, controlliamo tutte le postazioni per il pubblico. E Osvaldo, metti la biglietteria da questa parte. Grazie, va tutto più che bene. Andiamo, andiamo, dobbiamo fare bella figura. Forza, ci siamo. Salve, Franca, sempre ai tuoi ordini. Sei una brava attrice, Giustina Garcia. Franca cara, ti avviso che sono occupatissima. A fare cosa? Ecco, io aiuto i ragazzi con il recital. Ma è tutto per beneficenza, capisci? Aspetta. Ti sei incretinita, Giustina? Un poco, forse, sì. Sì. E non sei l'unica, Luca sta peggio. Ti spiego tutto. Quella strega, Bauer, quei ragazzacci, li detesto con tutta me stessa. Ma nonostante questo, mi viene di aiutarli. Questo è un problema grosso. Luca ci ha delusi nel peggiore momento. Dobbiamo rimetterlo in riga e bisogna farlo oggi. Perfetto. E come? Lui ha sempre lavorato meglio sotto pressione. Gli metteremo pressione durante lo spettacolo. Grande! Non farmi questo, Nico.
Tiago, non voglio chiederti perché hai agito così male, ma voglio sapere per chi lo hai fatto, la verità. Non per me. Per mia madre. L'ho fatto per lei. Quel libro in cambio delle cure mediche. Bene. È una buona ragione, ragazzo. Su, dammela. Io capisco le tue ragioni. Tua madre è importante per te. Io avrei fatto lo stesso per lei. Avrei agito come te. Se sta male divento matto. Sarei capace di tutto. Ma avere a che fare con certa gente è dura. Non è un gioco. Non è facile. Tiago, io... devo sapere perché non ti sei fidato di noi. Non lo so. Non capisco di chi posso fidarmi e di chi no. Sono confuso, amico. Questo è il problema più grande. Devi decidere bene da che parte stare. Questo è stato il tuo grosso errore. Se tua madre sta male, noi adesso siamo la tua famiglia, non loro. Buona, piccola. Andiamo dai ragazzi. Non mi vogliono più vedere. Su, vedrai che capiranno. Qua la mano. Tesa, c'è la zia Tiago. È sbagliato. Per noi era giusto... No. Voi siete amici di Tiago, dovete aiutarlo, non potete prendervela con lui. Tiago sta male, è confuso, lui ha bisogno di tutti noi. Cielo, noi volevamo aiutarlo, ma lui è diventato testardo come suo padre. Sì, noi abbiamo cercato di farlo ragionare, ma è cambiato, non è più lui. Continuate. Dai, forza, ancora, volete insultarlo? Continuate, noi vi ascoltiamo. Abbiamo detto tutto. Vuoi che te lo dica? Sei un traditore, questo sei. Calmo. Quindi il tuo amico è un traditore. Allora anche io vi ho traditi qualche volta perché ho dato il libro a Charlie. Per la questione degli impianti, senza pensarci. Se vi ho traditi è stato per causa di forza maggiore. Tiago è indifendibile. Tiago è un amico. Commette errori da ragazzo come tutti voi. E non bisogna condannarlo. O sbaglio? Quel libro è molto importante. E lo vogliono disperatamente. Sono capaci di fare qualsiasi cosa. Per questo dobbiamo restare uniti. Soprattutto oggi che c'è uno spettacolo. No, no, lui non canta con noi. E allora non canta nessuno. Nico. Adesso parlo io. O cantano tutti o nessuno. Chiaro, tutti o nessuno. Sei d'accordo, Cielo? Giustissimo, Nico. Beh, pensateci. Che succede? Non ti piace questa musica? Ho alcuni brani di altri gruppi, ti piaceranno. Sono forti, sono country, davvero. Scusami, per favore, non trattarmi male. Lo so che ho sbagliato, ma adesso io mi sono pentito. Perdonami, dai, guarda, te lo chiedo in ginocchio. Ti prego, dimmi di sì, il passato è passato, sono cambiato. Ecco, prendi, questi fiori sono per te. Stai proponendo un fidanzamento a Caridad. Non è come pensi, questo me l'ha dato un ragazzo per... Nacho Perez Alzamendi, tuo padre si arrabbierà, lo sai. Ma che cosa dici? Non... Hai paura, eh? Stai dando ancora fastidio alla mia amica. No, aspetta, è che io voglio dirle che... Vattene, vattene via, idiota! Inteso! Stupido! Tutto bene. Di lui non mi sorprendo, ma tu che bisogno hai di farmi soffrire? Ah, non prendertela, cara mia. Questa ragazza non ha il senso dell'humor, non posso farci nulla. Perché la tratti sempre male? Che stress. Perché dovrei ascoltarti quando tu sei molto peggio di me e sparisci? Vuoi renderti conto che a parte me nessuno ti sopporta qui dentro? Nessuno, Tefi! Nessuno mi sopporta? Forse nessuno dei tuoi amici, cara Mar. Non offenderti.
ma quella che non sopportano sei tu. Non capisci niente. Sai che ti dico? Ti detesto. Non sei nervosa, Jasmine, credimi. Se dovessi fare uno spettacolo così importante sarei nervosissima. No. Direi basta. Sì, è perfetto. Sì, mi sono impegnata. Malvina, stai benissimo. Sì, ti ringrazio. Ti ho portato quello che hai chiesto. Ah, grazie non mille. Non aprire, non aprire. Se è uno scherzo ti darò una lezione. No, non è uno scherzo. Jack non è più un ragazzino, non fa gli scherzi. Speriamo. Sì, certo, è così. È cambiato. Meno male. Ma certo. Ciao, Salvador. Salve, buongiorno. Salvador, ma che ci fai in piedi? Mi sento un po' meglio e volevo augurarti tanta... No, non dirlo, per favore. È in bocca al lupo, non bene, posso... Bene, credevo volessi dire un'altra cosa. Vai. Guardati allo specchio, sei assolutamente divina. Sì, davvero, grazie di cuore. Tesoro, ti aggiusto i capelli, sembri un gattino arruffato. Miau, miau. Non voglio ascoltarvi. Non ti lasciano tranquillo? Si stancheranno. E non hai paura? Luca, questa gente è pericolosa, no, sai? No, non mi fa paura niente, biondina. Secondo me c'è troppo fondotinta qui. Tu credi? Mi ha truccato Malvina. Tutto bene? Sì, amore mio. Tutto bene, Tacio. Vado a vedere se c'è pubblico al concerto. Va bene. Mi hai permesso? Sì, vai. Oh, amore mio, sei così bello oggi. Così bello. Grazie. Non sai quanti problemi che ci sono lì fuori. Non trovo il tecnico per l'attrezzatura, non so che fare. Proviamo a dirlo a Felicitas, l'avrà visto. Sì, hai ragione, la chiamo subito. Allora io vado. Quanto rossetto. A dopo, amore. È sporcato. Forza, più generosità, generosità, volontà. Oh, scusatemi un momento. Pronto? Ciao! Ciao, va tutto a gonfie vele, è pieno di gente. Sì, sì, mi fa piacere, ma se non troviamo Melly va tutto all'aria, capisci? Si è rotta l'attrezzatura. Sta tranquillo, è tutto sotto controllo, sai? Tu devi rilassarti e scaldare la voce. C'è persino un canale della TV che riprende lo show. Signora, rispetti la fila, scusi, per favore. Scusi, non voglio il biglietto, ma cerco mia figlia che è in questa scuola. Se permette... Bene, passi. Grazie. Però un'offerta anche piccolissima potrebbe farla. Non so se ho qualcosa. Grazie, è impossibile. Chi ah, cerca ecco, trova. Una monetina. Grazie, meglio solo questa, permesso. Generosità, volontà. Molto bene. No, no, non posso credere che accorra così tanta gente. Sei sempre così critico, Gero. Ti ricordo che ad esibirsi ci sarà il mio ragazzo. Ah, certo, il fidanzatino. Forza, dimmi, che ha lui che io non ho? Classe. Ragazzi, prepariamo la vendetta. Oggi è finita per Mar. Non posso più sopportarla. Basta. Hai segnale dal portale? Sì, forte e chiaro. Voglio i dettagli di tutte le variazioni elettromagnetiche che riesci a rilevare. Perfetto. È chiaro? Mm-hmm. Bene. Ciao. Luca è venuto? No, non l'ho visto. Io ti darei pure una mano, ma ho paura di fare la tua fine. Ma quanta poca grazia hai. Stanno per iniziare. Bene, innanzitutto grazie per essere qui. Grazie. Siete fantastici. Forza, ragazzi, più grimpoli dei veri artisti. E la tua famiglia. Ma sì. Uno, due, tre. Faccio. Sono i Teen Angels! Di beneficenza dei Teen Angels, il gruppo che come vedete ha tantissimi fan, ma vi ricordiamo che non ha una casa discografica alle spalle. Yeah.
sicuro che funzioni tutto bene? Sì, sì. Allora mi spieghi perché non segna l'energia che si genera quando cantano insieme? Grazie per essere venuti! Voglio presentarvi due persone alle quali teniamo molto! Sono Cielo e Nico! Un applauso bello forte! Non devi seguirmi, non cercarmi, sono stata chiara! Vattene! Sì, ho capito tutto. Allora stammi lontana, vattene! Melody, che ti piaccia o no, io sono tua madre. E devi ascoltarmi. Devi ascoltarmi. Molto bene, ancora un applauso per i Teen Angels! Tutti insieme! Ancora! Grazie amici, va bene, i ragazzi sono bravi, ma ora è il momento della principessa e del principe della musica, siamo qui per voi! Siempre azul, tras las sombras un ángel prendió tu luz. No, c'è qualcosa di strano. Che succede? Sai cosa fare? I valori del portale sono variati. Sei pronto? Ti ho detto di non chiamarmi più. E io ti dico che non ti conviene tradirci. Guarda Jasmine. Non puoi perdere un Teen Angels. E non posso perdere te. Vieni subito. Una lacrima s'irà. Tu mirada en un espejo me hace recordar. Que te pierdo y no te volveré a mirar. Un encuentro, una flor, una canción, una espera, un destiempo, el beso que no se dio. Non importa niente di te, voglio che sparisci e basta. Che succede, Melody? Io ti voglio bene. Davvero. Che ho fatto di male per farmi odiare tanto? Guardami. Perché mi tratti così? Io ti adoro, Melody. Sei la cosa più importante della mia vita. Ti voglio bene. Sei la mia vita, figliola. Sei la mia vita. Un cammino sin final,
que te lleva la verdad. Tiene mil flores y piedras que cruzar. Algún día ese lugar sé que tu alma encontrará. Y el secreto al fin sabrás, y es amar. Guardate i valori. È evidente che cantare genera un'energia speciale. Sono vibrazioni. Questo tipo di oscillazioni le hai già viste? No. È molto strana l'ampiezza della banda delle vibrazioni. Ora, non capisco perché non aumenti quando cantano tutti. Dobbiamo capire qual è la causa scatenante. Non so, investighiamo, compariamo i livelli delle voci, facciamo qualcosa. Che cosa ha fatto vibrare il portale? Devo saperlo. Eccoti. Ma che sorpresa. Luca, amico mio, ti sono mancato. Siediti, Luca. Franca, trattalo bene, altrimenti scappa. E tu dalle ascolto. Non contraddirmi. Impressionante lo spettacolo di questi ragazzi. E per saperne di più, signore e signori, siamo qui in diretta con Chango. Chango, questi brani sono stupendi, vero? Stupendi e poco. Vedrai che saranno il successo dell'anno. Ma cosa dico? Sono già un successo. Guarda quanta gente. Che energia. Sono molto emozionata. Hai preso il pubblico. Adesso lo faremo. Tu con la telecamera. Vieni, vieni, seguimi, veloce. Un momento. Forza. Ecco, il clima si sta riscaldando. Permesso? Qual è il tuo favorito? Ah, tutti, ma è ovvio, sì. Hai il disco? È l'originale, naturalmente. Ragazze, avete comprato il disco? Siete delle fan? Ehi, ragazzo, dimmi la verità, tu sei un fan? Eh? Sì, sì, certo. Non cambiate canale, seguite i Teen Angels! Perdonami, mamma. Perdonami. Io non volevo farti soffrire. Lo so. Ma non posso tornare indietro. Se scopriranno che ho mentito, mi odieranno. E mi troverò senza amici, senza un ragazzo, senza vita. Senza vita, figliola. Per te che cos'è la vita? Continuare a fingere sempre di essere quella che in realtà non sei? È così? Per me la vita è quello che ho. Amore. Prometto che non ti tratterò più così male. Non voglio più ferirti. Sì, cara. Ma cerca di capirmi, mamma, per favore. Non vuoi più vedermi, vero, Melody? No, io voglio vederti. Ma non posso dire che sei mia madre, capisci? Non spezzerete il rapporto dei ragazzi con Nico e Cielo. Nessuno vuole fare questo, Luca. L'idea è di utilizzarlo. Allora, dimmi. Hai detto forse a Nico che lavori per noi? Non mentire, Luca. Se gli hai portato il libro, di sicuro qualcosa l'hai detta, no? L'hai detto a Jasmine? L'hai detto a Jasmine? Sei così prevedibile. Secondo me non le farete niente. So che vi serve. Per questo le avete tolto il segnale, vero? Ma se voglio, posso causarle dei problemi. Se non vuoi che accada, cerca di collaborare, Luca. Devi raccontare tutto a Bauer. Fingi di essere pentito. Sono pentito. Allora ti riuscirà benissimo. Bauer è misericordioso. Ti accoglierà in casa e tu sarai tanto obbediente che ci terrà informati. Sono stata chiara. Invitan a decir que sí, que nos atrapan y se aleramos el corazón. Hoy es el día donde toda esa alegría trae nuevas melodías y no hay forma de decir que no. Guarda Rama come ci prova con la mia ragazza. Tu DJ
dici? Ma no, ti prendo in giro. No, lui mi prende in giro. Che cosa fa? Davanti dai, a New York. Sto scherzando. Ti prometto che appena finisce lo strozzo, lo hanno molto. Basta. È un cammino para recorrer. Hai molte cose para compartir. Te digo che non hai nada che temer. Todo lo che quiero è empezar todo de nuevo y por más, 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 más. Vieni, cielo, vieni. Bene, ancora una volta grazie. Devo dirvi solo due parole, poi non vi annoio più. Giusto, allora smetti di parlare. Lui è Jeka, il più piccolo, la nostra mascotte. Bene, riprendiamo il discorso. Vieni, Tacio, da questo lato così ti abbraccio. Questo è stato un concerto per la famiglia di Tacio, che è un amico, direi un fratello. Lo stimiamo molto e impariamo tanto da lui, perché è una persona che aiuta sempre gli altri. Sembra che il messaggio di oggi sia che se uno aiuta gli altri è sempre felice. Purtroppo non tutti lo capiscono, ma io ne sono convinto, ragazzi, è così, credetemi. Aiutate, aiutate e riceverete il doppio. Ancora grazie, vi amiamo, ciao! Grazie, più forte! Una piccola pausa con i telefilm di Boeing. Ricominciano i telefilm di Boeing. È stato incredibile, guarda quanti biglietti hanno lanciato. Tutti di ragazze. Sì, ma anche di ragazzi. Grazie, è per te, Valeria. No, il succo è per te. Bene, bene, mi sembra che qualcuno sia un po' geloso, è vero? Mamma. Ok, grazie, va a giocare. Ti adoro. C'è anche qualcuno più grande che soffre di gelosia? È possibile? Ti è piaciuto il balletto? Quale balletto? Quello che hai fatto con Mar. Ti stringeva tanto. Sì, mi stringeva, ti sì. Faccio vedere come. No, ti stringo io. Smettila. Guarda quanto abbiamo racimolato. Sì, bene, dammi tutto, così li metto da parte. Adesso mi comanda anche. Io li ho aiutati e mi trattano come una serva. Scusa, Felicitas. Scusa. Tutto bene? Tutto male. Perché se non fossi così imbambolata ti avrei conciato per le feste a modo mio. Li conservi tu i soldi? Sì, e me li dai? Grazie. Sì, li ricontroviamo sì, tutti. Va bene, bene, li controllo io, sì. Bene. È un mucchio di soldi. Sì, è tutto per te e per i fratellini. Sì, ma è meglio se li tengo io per questioni, ecco, di sicurezza. Va bene? Ok. No? Tiago? Vieni, 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 vieni qui, mia cara. Gero, ma sei matto, che vuoi? Lasciami subito, stupido, ma che ti prendi? E così tu saresti la figlia di una cameriera. Che dici? Adesso te lo spiego meglio, amore mio. Melody Pass, presunta modella internazionale, risulta essere figlia di... Gero, che cosa vuoi? Che voglio? Pensaci, amore, che cosa potrei mai desiderare? Vuoi dei soldi? Sai che i soldi non mi sono mai mancati. Lo so, e neanche le ragazze. Le hai sempre avute tutte ai tuoi piedi. Sì, 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 però un paio non sono cadute. Ok. Ok, mi hai tolto la maschera. Ma sei un cavaliere e non parlerai, vero? No, è ovvio, no. Io non ti tradirò, sta tranquilla. Allora è tutto risolto. No, 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 no. Non hai capito. In questo caso tu dovresti dire... Ah, Gero, amore mio, che posso fare per comprare il tuo silenzio? Ma non eri un cavaliere. Certo, ma tutto ha un prezzo. Voglio te, Melody. Oh.
Ok, sì, allora faremo come d'accordo. Moltissime grazie. Ringrazi molto il signor Di Rocco. Ancora grazie, arrivederci. Che succede? Su, ragazzi, ditemi che succede. Che succede? Non ditemi che qualche ragazzo si è fatto male alla testa o alle gambe giocando a rugby. No, che cosa niente. Volete? Luca ha qualcosa di molto importante da dirti. Coraggio, Luca, parla. Nico. Su, parla, non spaventarmi. Puoi contare su di me, forza. Ascolta. Dai, sta tranquillo. Non ci siamo incontrati per caso. Sono venuto qui come infiltrato. Perché lavoro per la CC Corporation. Ho percepito qualcosa. Quando Nico e io eravamo sul palco, mentre cantavamo, all'improvviso le voci superavano di un'ottava la nostra solita tonalità, capisci? No. Sentivo che le nostre voci avevano un suono molto acuto. Adesso ti è più chiaro? No, è ancora peggio. Insomma, c'è qualcosa di misterioso. So che non erano i microfoni, non sono pazza. Quello che è successo oggi viene dal palco, lo so questo. Ma c'è qualcosa di molto più importante delle tonalità e del canto. Ed è una cosa bella, avete raccolto tantissimi soldi per Tacio, giusto? Sì. È importante. Sì, hai ragione. È un bel risultato. Ascolta. Che cosa? Nico andrà con Tacio al suo paese per l'inaugurazione del negozio. Va bene. E mi piacerebbe accompagnarli, se non ti dà fastidio. No, non mi dà fastidio, per niente. Ne sei proprio sicuro? Sto pensando alle cose che vedo. Chiunque si accorgerebbe del sentimento che c'è tra voi due. Avete cantato e avete stregato tutti. Sembravo uno stupido, ero bloccato. Voi due vi amate, cielo. Questa è la realtà. Ma no, la realtà non è questa, Salvatore. No, sono totalmente obiettivo, non mi sbaglio. Ci ho pensato e ripensato ed è evidente. Sai che ti amo, come nessuno al mondo, ma non ho voglia di soffrire. Come non lo vuoi tu, e non voglio stare in mezzo alla vostra storia, chiaro? Aspetta, Melo, dirà sta con me, non scappare. Senti, il gioco è finito, basta. Il gioco è appena iniziato. Piccola, stavo zitto, perché c'era il tuo ragazzo, ok? Ma ora non c'è, quindi paga il mio silenzio. Il mio ragazzo è tuo amico, Gerola. Non ho amici. Capito? Vieni qui, tesoro. Qui no, Gero, sta fermo. Sì, è vero, scusa. Hai ragione. Andiamo in giardino. Lasciami! Sei testardo e ottuso, mi stai davvero ricattando, ma sei pazzo! Ascolta, se io non parlo, ti conviene, cara. Però un bacio potrebbe mettere a tacere tutto, te lo assicuro. Lo sai che non sono un ipocrita. Io ti amo. Lo sai questo. Mi fanno male i tuoi continui dubbi. Non tocchiamo più questo tasto, per favore. D'accordo. Ah, che tempismo. Scusa, cielo, hai un diapason? Ma lo sai che non lo so? Sì, è qui dentro. Dove? Davvero? Sì? Ma guarda! Ah! Tieni, non sapevo di averlo. Te lo presto. Ma ci tengo. Sì, sta attento. Promesso. Bene, restate perché noi abbiamo molto da fare, vero? Sì. Sì, ti aiuto. Grazie, cielo. Ciao. Ciao. Mi raccomando. Sì, lo tratterò bene, grazie. Non avevo alcun sospetto. Incredibile, ti faccio i miei complimenti. Sei stato bravo, veramente. Molto bravo. C'è dell'altro? Mi guadagno da vivere così. Lavoro per loro. Ma adesso sei arrabbiato, perché ti ho ingannato. Io sono tranquillo perché sono stato sincero con te. Io non ti ho ingannato. Quindi non ho nulla da rimproverarmi. Forse dovresti stare male tu. Non ti sembra? Hai ragione.
Sai, Nico, da quando sono qui con voi, mi sento amato. Sento di avere anch'io scrupoli, colpe, non so neanche come definirli. So che non voglio mentire mai più. Ma senza che tu lo sapessi, ho fatto cose che vi hanno aiutato. E dovrei crederti. Ti sto dicendo la verità. Tu li conosci, non mi lasceranno in pace, Nico. E allora? Allora, mettimi alla prova. Qualsiasi cosa mi chiedano, qualsiasi operazione vogliono che faccia, ti informerò. E sai che rischio la mia vita così. Non so perché, ma voglio darti una possibilità. Bene, sentiamo. Mi hai convinto, ti credo. Franca è con loro o è andata via? Non è andata via. Adesso basta, Gero, hai raggiunto il tuo obiettivo, basta. Che cosa vuoi? Non è possibile, adesso devo andarmene, capisci? Melody, con me non fare la furba, ok? E sia ben chiaro, quello che voglio è più di un bacio, capito? Non esagerare, anch'io ho dei sentimenti, sai? Tu non hai sentimenti, tu sei uguale a me. Quindi non fare storie, eh? Tutto bene? Sì, 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 tutto bene. È che sono un po' occupata con il lavoro, non smettono di chiamarmi. È stato bello il concerto, se devo dire la verità. Siete stati fantastici, stupendi. Siediti. Siediti, così parliamo alla stessa altezza. Ascolta. A me non importa quello che fai, Melody. Ma che cosa vuoi? No, non so di che cosa stai parlando, Mar. Davvero? Hai insistito per restare con Tiago. Lo hai cambiato. E ora lo inganni qui, a casa sua, con Gero. Questo non lo capisco. Ehi, parla. Allora? La casa è poco distante da qui, ma devono andare a prenderlo prima. Mamma forse non vorrà venire, che ne so. Papà zoppica da una gamba. Non parlano volentieri al telefono. Ma come non parlano al telefono? Avanti, chiama. Dai, fa il numero e premi verde. Questo? Sì. Sì. Ovidio, sono Melly. Pronto? Sì, io mi sto avviando con Taccio, sai. Andiamo per un affare. Per lavorare, certo. Sì. No, no. Dammi. Pronto? Sono Taccio. Ciao, mamma. Sì, sì, sto con Melly. Stiamo partendo perché, grazie agli amici, abbiamo i soldi e apriremo un negozio di riparazione di elettrodomestici. Sì, sì, perché rende molto ripararli. Lo faccio per lui, per voi, per la famiglia. Che te ne pare, eh? Bene. Va bene, sì, sì, tranquilla, stiamo per partire. Sì, glielo dico. Non preoccuparti. Ciao. Sembrava contenta. Anche io sono contento, Taccio. Ma non si nota. Ho la sensazione che tu non voglia tornare a casa. Se vuoi fermarti qui, va tutto bene. Parlo con Nico, non c'è problema, sul serio. Grazie, davvero. Io devo tornare. Lì ci sono le mie cose, la mia vita. Inoltre ho le mie storie. Davvero, hai la fidanzata? Fratello.
Hai proprio ragione, sai. Dobbiamo aiutare i fratellini, vero? Tesorino! Che ci fai tu qui? Ecco, pensavo fosse Nico, vedi, non è che faccio sempre questa entrata trionfale in camera, però voglio dire che... Ehi, ma stai bene? Che ti prende, tesoro? Hai un'aria strana. Vuoi parlare? Sto male, zia. I ragazzi mi stanno isolando. E hanno ragione. Io li ho traditi. Ho mentito. Ho rovinato tutto. Suppongo che quello che è successo ha a che fare con un fattore genetico, ne sono sicura, ma almeno hai fatto marcia indietro. Quindi non è così terribile. Sono un verme, vero? Come mio padre. No. No, non sei come lui, non dire così, non è come dici. Ancora non sappiamo perché... Che cosa? Parlo della... ecco, della malattia di tua madre che ti rende violento, aggressivo. Tutti noi sbagliamo qualche volta, e tutti dobbiamo riconoscerlo. Penso che tu adesso debba... cercare nuove amicizie, distrarti e chiamare tua madre. Perché dovrei chiamarla? Perché mi sembra necessario. Chiamala per parlare di lei, di te, delle cose che non ti ha detto, della verità. Ma che stai dicendo? La verità? Quale verità? Basta, ok? Perché non accordiamo la chitarra? Dai. Ti amo. Fai il bravo. Va bene. Che cos'è questo ferro? Questo è un diapason. Quando lo si fa vibrare emette il la, che corrisponde alla nota la della chitarra. Così puoi accordare, capito? Mm-hmm. Ascolta. Ecco. Chiaro, emette la nota quando lo fai vibrare e... Che c'è? Sta vibrando in do. Forse è rotto. No, non è rotto, ma è strano. Ora sta vibrando in sol. Allora? Vedi, Valeria, un diapason emette sempre il la, capisci? Sentito. Se vuoi spettegolare, fallo pure. Ma Tiago crederà solo a me. Te lo ripeto. A me non importa quello che fai. Puoi anche stare con 100 ragazzi. Ma dimmi perché. Non volevo farlo. Ho baciato Gero perché mi ha costretta. Che cosa? Avrebbe raccontato delle cose molto importanti su di me. Adesso devo andare. No. Raccontami di più. Deve sapere qualcosa di grave per averti ricattata. Sbaglio? Ti prego, dimmi la verità. Ehi, parla! Melody, io ti conosco, non mentire con me. Forza, parla. Melody! Sono una bugiarda, Mar. È questo il punto.
Hanno rotto anche questo, rompono tutto, sono dei distruttori. Che succede? I ragazzi lo hanno rotto, ecco, forse non lo so, non funziona, ho messo il CD, ma non lo legge. Allora che fai, parti con me? No, non posso venire, Nico. Qualcuno deve restare qui. Salvador non sta bene, quindi io non verrò. Va bene. Sono sicura che te la caverai anche senza di me. Sì, sì, ho capito, vado da solo, non fa niente. Sai, Cielo, è successa una cosa strana, ma non so se raccontartela adesso, riguarda Luca. Ma dai, che è successo? Luca è un infiltrato di Charlie, ma va tutto bene. Come un infiltrato? Tutto ok, sta tranquilla, lui dice di essersi pentito, io gli credo e andrà tutto bene, ne sono sicuro. Adoro questo pezzo. È che mi riporta sempre con il pensiero a te, a noi due. A te succede? No. Perché? Beh, perché è la canzone di Ghost, quel film in cui Sam muore e riappare. A me è successa una cosa simile quando sei andata dall'altro lato, quel lato che solamente tu conosci. Nico. Ogni tanto riapparivi e io non capivo. E non potevo toccarti. Non potevo baciarti. Ma un giorno accadde. Stavamo lì. Ed entrò Malvina, da quella porta. Tu la guardasti ed entrasti nel suo corpo. Davvero? E io con questa mano, che è la mano che attraversò il portale, potevo toccarti e potevo baciarti. È stato incredibile, è stato unico. Insomma, questa canzone mi riporta a quel momento. Io so bene che devo accettare i cambiamenti. Ma non lo dimentico il nostro amore. A volte capita di dire delle bugie. E comunque Gero è un idiota, lo so. Non è giusto, Mar. Io vivo di bugie. La mia vita è una bugia. Spiegami. Perché? Mio padre non è un ambasciatore. Mia madre è una cameriera. Mi vergogno, Mar. Valeria, hai sentito anche tu, vero? Tesoro mio. Avevo bisogno delle tue carezze. Solo questo. Ma il tempo passa. Il tempo se ne va. Lento. Il tempo può fare molte cose.
sei ancora mia. Perché l'hai fatto? Perché ho bisogno d'affetto, ma... Ho bisogno del tuo amore. Ne ho bisogno. Ti devi ragionare, non essere così impulsivo, soltanto solo, Maldina, no, vattene! Non voglio, devo parlare con mia madre! Ma non puoi comunicare perché adesso non si può. Bene, tesoro, allora prego, dimmela tu, basta. La verità. Mi nascondi qualcosa, Malvina? Sì. Sì, è vero, c'è un segreto, ma è giusto che tu lo sappia. Ormai sei grande. Io devo dirti che tu sei figlio... È matta. Mamma, sono io, chiamami. Mamma, finalmente, dove sei? Non senti le mie chiamate? Non sono tua madre. Chi parla? Chi parla? Chi sei? Tuo padre. Che cosa? Sono tuo padre, Tiago. Es el momento.